Bentornati alle invasioni barbariche. Allora, è stata la fidanzata d'Italia. Sono 5 anni che non fa un'intervista, che non entra in uno studio televisivo. Signore e signori, Claudia Pandolfi. Però, ciao. Quando torni, cioè, fa un giro su se stesso, grazie. Adesso vado anche quando via. Quando torni, torni però. Beh, non cominciamo così, che proprio cominciamo malissimo. Non è che ti mi sei vergogno. Messa un jeans e una maglietta. Allora, tu devi sapere la storia di questo vestito, che è complicatissima, perché è una cosa che ho rimediato 20 minuti fa. Non ci credo. Te lo giuro. E perché? È perché le cose vanno anche così. È perché io sono una molto organizzata, invece quando ho bisogno che tutto cioè, sia pronto... Cioè, sei venuta a Milano, non avevi il vestito. Ce l'avevo, ma era largo, lo sono messo a stringere, insomma, una serie di vicissitudini. Vabbè, abbastanza comunque inutili, hai però fatto un'entrata. Ho messo che... la prima cosa che mi è capitata. La prima cosa che ho trovato sì, normale. Bello, bello. Senti, ho letto che tu e Paola Contellese vi scambiate sms con nomi in codice. Paola è Falco e tu sei Salamandra. Salamandra, sì. Forse non dovevo dirlo. Io posso fare Facocero? Come mi potrai chiamare? Certo che sì. Dammi ci il mandiamo numero, degli sms domani. Anche noi. Sì, sì. Hai incontrato l'onorevole Santanchè nei camerini per no, caso? No, perché ovviamente l'imitazione di Paola è stata la molto la supera citata. Proprio di... L'abbiamo vista insieme. Netto, grandi sì, applausi. Sì, sì. Vabbè, certo. Claudia Pandolfi, 34 anni, una vita riservata, un compagno musicista da molti anni, un figlio di 1 anno e mezzo. Ho visto che hai partecipato all'iniziativa per la protezione della legge 194, c'è anche una tua foto, eccoti qua, bella sì, tosta. Ho convinto anche mia sorella, un amico di mia sorella, la tata di Gabriele. Gabriele non potevo perché è troppo piccolo, ma se no avrei convinto anche lui a farlo. E come mai non ti fai vedere per un po' e quando torni però fai vedere l'ombelico? Ma perché questo non è farsi vedere, questo è far qualcosa, insomma. Cos'è che ti ha spaventato? Rispetto a che? Rispetto alla 194. No, è il fatto che c'è necessità urgente di proteggerla questa legge, perché altrimenti si torna inevitabilmente a una situazione barbarica. No. E quindi, insomma, non hai esitato quando ti hanno chiesto no, di, certo di fare questa no, foto. Ma una con uno sguardo tosto come quello lì della foto. Tutto finto, di luce mio, no, mi chiedevo, quando tutta scena, prima ti ho presentata questa cosa della fidanzata d'Italia, che sì, tu odierai, immagino. Ma non la odio, ma insomma neanche l'amo questa frase, perché poi non è così, insomma. Comunque eri la stessa, eri più piccola, adesso sei più grande, è passato tempo. Quanti anni avevi quando facevi Alice in Un medico in famiglia? 23, 22. Quindi 10 anni fa. Sì. Forse anche più. Ma tu dentro eri la stessa? No, io sono completamente diversa da quel periodo. Ma anche proprio come ti intimamente, senti? Intimamente, sì? Fisicamente, scelte di vita, gusti, intolleranze, proprio veramente un'altra persona. E secondo te come mai? Perché è necessario cambiare se se ne ha l'urgenza, se, se la vita ti porta a prendere strade che non avevi previsto, tanto vale sceglierle comunque, insomma. Perché poi si rivelano utili e soprattutto proprie, scelte proprie. Tu comunichi una grande un senso del destino, non so, come se, no, come se fossi una che crede nel destino, perché ho letto un po' di tue interviste, ovviamente per prepararmi, non ci siamo mai incontrate. Ma come, una delle frasi che dico spesso è che gli uomini chiamano la propria imbecillità destino. Ah sì? Sì. Quindi il contrario di quello abbastanza, che ho capito io. No, però tu eri in un modo, poi sei diventata in un altro. Sai che non molti, la maggior parte delle persone direbbero, ma no, sono sempre stato uguale, sono sempre io. Allora, o sono schizofrenica. Tanti, sai? Non sono tanti quelli che dicono, sono completamente cambiata. Interessante. Tu hai cominciato a fare l'attrice abbastanza per caso, no? Con quel film togli di Placido. Abbastanza. Completamente proprio, per caso. Completamente per caso, sì. Perché tu cosa pensavi di fare da ragazzina? Da insegnante bambina? Di ginnastica artistica o... forse avrei fatto liceo artistico, sempre qualcosa legato all'arte, vedi, non ci avevo pensato, però sì, facevo ginnastica artistica, l'ho fatta per tutta l'infanzia e l'adolescenza, anche a livelli agonistici, e quindi mi immaginavo vestita in tuta per la gran parte della giornata e mi immaginavo insegnare nelle palestre fondamentalmente. E poi invece cosa è successo? Avrei fatto l'ISEF, insomma. E poi invece di far l'ISEF ho fatto Miss Italia.
Perché com'è che capita di questo farmi fisico Italia? tonico dei miei 17 anni, anche se con i polpacci che mi facevano assomigliare ad un calciatore, questo fisico, questa faccia così carina, anche se poi completamente deturpata dal trucco, dalle tinte. In breve, adesso è una Ti ci cosa. sei Sì, mi trovata? ci sono trovata perché mi sono iscritta in un parco acquatico con delle amiche, leggevano la miss di questo parco acquatico. Ho Vedi il vinto. destino, però, dicevi tu. No, perché io ho scelto di fare quella cosa per questo, quest'altro, quest'altro motivo, come diceva qualcuno. Cioè, perché sei andata nel parco Perché acquatico? si entrava gratis iscrivendosi al concorso. Non sono stata la sola, anche delle altre mie amiche si sono iscritte. Ho vinto questa cosa, ma non so neanche perché, ero veramente Missa improvvisata. Acqua Park, una Miss roba così. Aqualand. Acqualand, vedi? Aqualand. E quindi mi dissero, guarda, tu hai vinto Miss Aqualand, quindi puoi partecipare alla selezione regionale di Miss non so che, Miss non so che, mi sono ritrovata numero 58 a Salso Con i Maggiore. tacchi a Coi spillo tacchi a e i spillo, polpacci. guarda, in costume, tacchi a spillo, i capelli rossi e un trucco che neanche, non so, Ma ti sei Moira. divertita? No, mi sono stancata moltissimo. Quindi questo C'è poco sguardo da critico che divertirsi. adesso manifesti ce l'avevi già allora su quella Sì, su situazione? quella situazione sì. Mi Chi vinse quell'anno? Martina Colombari. Ah, però, vi siete Cioè, conosciute? capisci? Sì, una Sì, ci siamo bellezza. Beh, pure tu conosciute. non scherzi. Ma adesso sono più carina di prima, secondo me. Sì? Sì, perché poi quando impari in realtà a gestire la tua immagine, la tua bellezza o bruttezza, insomma, allora quando acquisisci sicurezza in te diventi più bella. E lì io ero E completamente come ti sei snaturata. piazzata? Ah, mi hanno dato un calcio praticamente. Sono arrivata tra le ultime o prime 60 e poi da lì non so più che numero sono. Insomma, ho fatto tutto il baraccone della serata, ma non. Quindi sfilata, avanti, c'era anche allora lato A e lato B, ci sarà Ma stato. sì, non me lo ricordo. Ci facevano fare delle cose con i pompon, non so. C'ho dei ricordi vaghi. E poi cosa è successo? Poi ho dormito in macchina per tutto il viaggio di ritorno, sono tornata, immaginavo alla mia vita, invece Michele Placido cercava un'attrice per il suo film, contattò l'agenzia di Miss Italia perché voleva conoscere le ragazze di Roma, ha fatto il provino insieme a Asia Argento e Carlo Attanatoli Hanno preso te e sì, insieme a loro, sì. insieme a loro e tu in questo film che hai fatto che si chiamava Le amiche del Le cuore. amiche del cuore avevi una parte un po' spinta, no? Cioè eri quella un po' più disponibile tra le amiche o Sì, certo, e sì, una, come ti sei anzi, trovata a 17 anni in a grande fare imbarazzo, immagino. una cosa di una violenza, perché lì ero stata scelta perché avevo probabilmente, non so, una parte istintuale che poteva essere colta, ma per il resto era così, grande sorpresa. Cioè, io vengo da una famiglia di persone che fanno tutti i mestieri tranne nel campo artistico e quindi Che fu una mestieri sorpresa. fanno? Mio padre ha lavorato per molti anni a Repubblica, mia madre ha lavorato in agenzie pubblicitarie, ho una famiglia di macellai, fruttivendoli e alimentari. Sono cresciuta in un marciapiede di 100 metri in cui c'era il negozio di mio nonno che era un alimentare, il negozio dell'altro mio nonno una macelleria, il terzo che era mio zio Insomma, l'attrice non la era frutta. compresa in No, famiglia come carriera. no. E quindi ti sei trovata a fare questo E quindi film. grande sorpresa, abbiamo così. Colto, dico abbiamo perché i miei genitori mi hanno sempre sostenuta, mi hanno sempre detto Claudia, fai quello che vuoi, insomma, se ti piace. Ma un po' perplessi o contenti? No, contenti, sì, contenti. Sì, no, non neanche, non maliziavamo sulla cosa, devo dire. Ero molto giovane, ma mi sono sempre stati sempre accanto, guadagnavo dei primi soldini che erano veramente i nini, però erano miei, era bello. E dopo questo primo film, dove ti sei trovato un po' in imbarazzo per le scene spinte, Sì, poi per spinte, modo di succede, dire. però il mio primo bacio con mio padre mi guardava a 20 metri, non era proprio. E poi niente, poi hanno continuato a chiamarmi per fare questo lavoro. Si vede che eri E poi è brava. A un cominciato a piacermi. certo punto hai No, guarda, cominciato a ho raggiunto dei dirtelo. livelli di cagneria che proprio neanche. E ti dico anche dove, cioè non mi ricordo, Amico mio, che era una serie molto popolare, molto fresca, carina, io ero terribile, io non so perché mi hanno scelto.
Forse perché sei simpatica, umile. No, non si sceglie un'attrice per cui No, si sceglie, sai giusto per. bella, perché sei bella, quello Ma sì. sì, E bella, ma ce ne sono tante belle, dai, mo bella, non sono più bella di altre, sono bella come altre. invece in Un medico in famiglia ti piacevi a fare Ah, guarda. Alice? Sì, certo. Dai, di verità, Sì, ti è piaceva Alice? Senti, certo. ce n'ho qua un pezzetto Oh, ricordo. grazie, non vedevo l'ora. Vero? Momento, aspettate, un momento. Permesso. Dove va? Fermo! Scusi! Ti amo! Ti amo! Ti amo! Ti amo! Ti amo! Sono curato. Scusi, signorina, io non vorrei, ma dobbiamo partire. Senta lei! Ti amo, dica! Lei i documenti? Ciao! No, non ce l'ho! Molto. Anch'io! Ah, c'era anch'io. Bella e Sono meravigliosa! Ma che momenti, bello! eh. Sai che me l'ero persa ai tempi? Sono contenta di averlo visto Che poi adesso adesso. c'è Ma sono tutta belle cose! una questione, mi reclamano molto come Alice, Non te ma la io, senti? no, non me la sento, onestamente. Secondo me non dovevano neanche continuare a farlo il medico in famiglia, un po' allungare il brodo, secondo me. Era una cosa così bella, così preziosa, che adesso è stata un po'. Cioè, per carità, adesso non vorrei che Banfi domani mi chiama e mi insulta. Gli voglio bene, così come voglio bene a Lunetta, a tutte le persone che sono rimaste nel cuore, nel ricordo. Però, non lo so, adesso mi sembra una scelta così naturale quella di tornare a fare il medico in famiglia. Che poi mi rimproverano, ah, guarda, la sputa sul piatto dove ha mangiato, ma. Non è così. Vabbè, ma è normale che si cambia, si Se fanno lo altre facessi cose. adesso, poi mi troverei a sputare sul piatto su cui mangio, ma lì io mi sono nutrita e felicemente non lo rinnego, anzi, lo Comunque la amo. scena è meravigliosa. No, non è vero, è abbastanza È brutto. molto bella. Perché il tuo fan club diceva che vedere un medico in famiglia era come fare un rito tribale, lo sai? Non ne ho idea. Su Lo internet, cioè, scopri ho con te. trovato un fan club, ma tutto di professionisti di Roma. Tu hai anche della cucinotta, però, fan. Non so cosa abbiate in comune, non mi è chiaro. Cosa aveva lei che tu non avevi? Qua la battuta potrebbe 20 essere. centimetri Io dovunque, tra pensavo dicessi l'altro. le tette, ma insomma. Quelle ce le siamo giocate da tempo. Eppure ha allattato un È per quello sacco, che me le ah, sono per giocate. quello. Non Sì. capisco. Beh, comunque tu dici spesso che non hai il fuoco sacro dell'attrice. Per cosa hai il fuoco sacro allora? Non lo so, altrimenti farei quello per cui ho il fuoco sacro. Cioè, non lo so. Della mamma. Beh, sto scoprendo una grande passione per questo nuovo ruolo. Di Claudia hai il fuoco sacro? Di te stessa, del tuo percorso, della tua vita, di chi sei tu? Sì, sono abbastanza egocentrica, sì. Sono anche molto autocritica, però veramente non lo so. Mi piace molto la musica e questo l'ho scoperto recentemente, grazie a Roberto, naturalmente, Il tuo e compagno mio che è un compagno che. cantautore alternativo, A che cosa? Ha è alternativo, cioè non è il tipo integrato, no? Che fa il pop, fatto uno un anche po'. quello. Beh, ha avuto un grande successo con Sì, Gatto Matto, sì. un grande botto. Sì. Poi ha fatto anche però delle scelte meno commerciali e Sì. ti sei innamorata della musica con lui. Mi sono innamorata della possibilità di fare musica, grazie a E lui. tu suoni? Adesso sì. Cosa suoni? Un sacco di cose. Allora, mi Dimmi, i piace suonare la bonghi. batteria, Vedi, non sono che è andata lontana. la mia grande passione. Ho un maestro che mi piace molto, che è il batterista di Roberto, che si chiama Fabio. Fate un gruppo a sto punto. No, perché? No, Ecco, perché? Lo subito, vedi? vedi? Questo. Perché io sei milanese, Dobbiamo quagliare, subito. famo, namo. No, no, ma io se faccio il gruppo lo faccio a casa e mi diverto moltissimo, suono un po' la chitarra e va bene così.
È sufficiente. Adesso però hai fatto un'altra cosa in TV, I liceali, no? Sì. Che esce tra poco. Una serie bellissima. Ma lo sai, di Virzì, no? E di molti altri. Di molti altri, però. Però sì, c'è lo zampino di Virzì, gente brava, Dio l'aiuta. E a noi. E tu Dio fai ci la aiuta. Professoressa un po' demotivata. Così, molto demotivata, goffa, un po' disordinata, una che si sta isolando e che sta mollando la sua passione perché non è riuscita a comunicarla agli studenti a cui insegna e quindi sta per mollare. Invece arriva Cicerino, che è il professor Tirabassi, appunto. Col quale ti ritrovi. Col quale, sì, mi ritrovo. E lui invece è uno che ci crede. Lui sì, lui è ancora proprio quasi originale nel suo modo di insegnare e quindi questa cosa la riaccende in lei il fuoco sacro. Ma tu a scuola come eri? Furba. Cioè copiavi? No. Ah. No. Ah. E come si fa a essere furbi? Si fa ascoltando le lezioni, prendendo degli appunti interessanti, facendosi interrogare volontari, perché così ti assicuri il voto buono, poi ogni tanto qualche intervento qua e là, così sembri quella che è preparata. E nella vita sei furba? Non si può essere furbi nella vita. Ma sai che tu sei il mio guru? Cioè io sì! Diventerai, cioè, adesso faccio anch'io un fan club di Claudia Pandolfi. Non so se tutto questo è vero. Ma delle risposte meravigliose, non so, un genio, un genio. Ho degli ottimi autori. Veramente ottimi. Vivi a Roma con tuo figlio Gabriele, con Roberto, che hai con definito. Mia sorella, con tua... con già, sorella. Tua sorella in casa, come mai? Ci abbiamo una casa grande. Sì, grande sì. Famiglia. No, una casa grande, una famiglia normale, non una grande famiglia, ma... Roberto, l'hai definito l'uomo della mia vita. L'hai detto tu. Quanta grazia. Come si capisce se uno è l'uomo della tua vita? Perché decidi di fare un figlio con lui. E quindi... credi nella possibilità di avere accanto quella persona per tutta la vita. Poi... appunto, non lo sai. Ricordati che sei il mio guru, quindi devi dare sempre delle risposte. Che responsabilità. Speciali, eh? Oramai. Senti, ci avviciniamo pericolosamente all'argomento sul quale spero che tu ti sia pacificata. La tua famosa fuga con Andrea Pezzi al ritorno della luna di miele. Ti sei pacificata? Con chi? Con Pezzi? No, con l'argomento? Sì. Ah, sì, anche perché è passata una vita. Sai che passata una vita, ma sembra ieri, perché sai che io mi ricordo ancora. Beh, ma dai, è stato un evento, capisco che sei la protagonista. Ma è stato un evento per gli altri, molto più che per me, perché spesso la gente proietta le proprie frustrazioni. Sembrava un po' una fiction, un film. Ma non lo era, la mia vita. Povera, purtroppo immagino. L'ho sbattuta in faccia a tutti, e quella è stata mia responsabilità, e quindi la cosa mi si è ritorta contro. Lì dovevo essere più furba, farmi un po' più fatti miei. Sai che io mi ricordo ancora fisicamente il tuo editoriale in prima pagina sul Corriere della Sera. Claudia Pandolfi che spiega i motivi per cui al ritorno della luna di miele lascia il marito perché è innamorata di un altro. Insomma, era una roba tosta, non è che succede tutti i momenti. Un po' sì. E quindi sei stata anche coraggiosa, dai, assolviti. Ma io sono... Ti sei assolta? Ma sì, non mi sono mai considerata colpevole, nel senso. Ora poi l'argomento è molto particolare perché non coinvolge solo me. E questa è veramente la cosa ragione, che più mi dispiace. Perché ci sono persone che probabilmente ancora Beh, ne soffrono. Però sono passati tanti anni, forse no. Sarà passata anche non lo sai, per lui, la gente come reagisce agli eventi della vita. Io l'ho superato, ma perché l'ho anche gestito in quel momento. E magari Massimiliano invece che credo stia vivendo una vita felice con la sua nuova moglie eccetera, magari non ha piacere di sentirsi ogni volta questa certo. Che rinfresca l'argomento. Io se fosse per me non lo farei, ma ci sono quelle quattro righe di default che ci sono scritte in ogni articolo. Claudia Pandolfi, apri parentesi, che nel 1999 lasciò Tizio Caio, si mise con Tizio Caio, NDR. Cioè ormai è una nota di redazione. Eh sì, e quindi ci dovrai fare i conti, perché mi sa che ti toccherà. E vabbè. Oppure devi fare un, non lo so... Un colpo di testa più forte che sostituisca quello. Ok, adesso mi spoglio. Dai, fallo. No, non lo faccio.
Claudia Pandolfi che si spogliò le invasioni barbariche, eh? E vedi, ma i tuoi genitori no, si sono ripresi. Forte, perché infatti la gente non può proiettare le proprie frustrazioni su questo gesto, infatti, cioè quello è matto. Infatti, i tuoi si sono ripresi dallo shock, comunque poi la vita è andata avanti. Sì, sì. Ma adesso loro vorrebbero che tu ti sposassi con Roberto? O ma dicono, credo che l'argomento basta, neanche gli sfiori la no, testa. Perché, basta matrimoni. Cioè, per come era gestita la prima volta. Senti, ho letto che cresci pomodori. Leggi tanto. Eh? Vero? L'orto cresco pomodori. Ti dà grandi soddisfazioni. Vediamo se capisci dove voglio arrivare. L'orto dà grandi soddisfazioni, perché non è finita con gli argomenti spinosi. Oddio. Eh no, ce n'è un altro che ti riguarda. Ah, le canne. Brava. Ok. Vedi che mi sei intelligente, io ti adoro. Ma tu sei un genio, te ne rendi conto? Sì. Sei un genio. Guarda, vabbè, hai fatto un'intervista a Vanity Fair un po' di anni fa e la giornalista fu molto scorretta. Beh, ha scritto quello che ha visto. Fu molto scorretta. Tu però non le hai detto non scrivere che sto guidando, facendo una canna. Io non stavo dando l'intervista in quel momento. Lei mi ha spiato. Tu sei stata ingenua. Io sono stata proprio stupida. E non perché le potevi più dire, guarda, però non scrivere che mi sto facendo una canna. Ma io non sospettavo che mentre le davo un passaggio in macchina per prendere un taxi lei scrivesse. E dire che i giornalisti li dovevi conoscere, è successo tre anni niente fa, dopo è tutto mio, quello che è successo. Ma ragazza mia, è il mio grande nemico, i giornalisti. E il giornalista, no, è... allora tu all'epoca facevi il commissario Giulia Corsi, una giornalista che vede, una che fa, no, l'avevi fatto. Ma io non stavo fumando con lei in quel momento, non mi faccio le canne alla conferenza stampa, è capitato in passato, anche molto recente, che ho fumato. Non lo stento, no, ma neanche tanti lo nascondo. Fumano, non sì, è che tanti fumano, dramma, ma sembra no? Che non so, sembra. No, lì sembrava che tu fumassi guidando, in effetti. Ma pareva è brutto. Follia, non lo farei mai, così come non mi presenterei mai a una conferenza stampa del commissario Corsi con la canna in bocca. Ma cioè, beh, voglio è dire, ovvio, vorrei vedere. Però lei scrisse che la Pandolfi ha tutta l'aria, fuma qualcosa che ha tutta l'aria di essere uno spinello. Brutta bugiarda, ma scusa, ma come ti permetti? Quindi non era uno spinello? Ma anche se lo non fosse ci è dato stato di saperlo, ma comunque non le interessava. Era il posacenere della mia macchina. Fumo sigarette di tabacco, quindi poteva essere una sigaretta di tabacco, o anche no. Ma comunque, dai. Ma insomma, perché la vuoi salvare? Non si fa così. Beh, intanto perché è una mia collega e che conosco molto bene, ti dico la verità, perché tu sei la persona più sincera che ho mai conosciuto, quindi è giusto che tu che lo sia anch'io sì con te. È una mia collega ed è anche una mia amica. Sì. E anche la capisco, perché forse l'avrei fatta anch'io, forse no, non lo so. Beh, allora però se mi succede, sarei lei stata stronza anch'io. No, non lo so, perché bisogna trovarci, però è dai, vero allora che sto allora, intervistando se lei ha bisogno un'attrice di questi famo mezzucci per scrivere un articolo più interessante, faccia pure. Però così si fa terra bruciata intorno, secondo me. No, probabilmente non ha cioè lei avrà pensato che se guarda come ti che se a te interessava che non si scrivesse gliel'avresti detto, però adesso non è che voglio fare il suo avvocato, è maggiorenne, adulta, quindi Daria, ha fatto se le sue scelte. Noi, dietro le quinte in camerino, non so, ti dico una cosa. Io torno qua e dico, con la Pandolfi, esatto, mi ha detto questa cosa. Cioè, no, non so, c'è stato un meccanismo un po' contorto. È stata un po' vabbè, abbiamo capito dai che non ti è proprio piaciuta quella no, proprio cosa. Per niente. Proprio per niente. Sì. Sai che mi sa che abbiamo esaurito gli argomenti poi scabrosi. Poi mi hanno considerato un'impunibile, cioè una cosa veramente, non sai il giorno dopo il storie che una cosa veramente e quello non ti è servito però da cosa come dire come si dice un trauma che ne toglie un altro, cioè adesso nelle tue biografie no, però non l'ho trovato questo. Sono andata proprio a scartavellare per trovare questa. No, perché poteva essere che quello scalzava la cosa del matrimonio e invece no, adesso in quelle porca NDR miseria ci sarà e che tra l'altro si fa le canne. Si faceva, insomma, non lo sappiamo. Vabbè, però anche lì, tosta come sei tu, cioè non è che farsi le canne sia questo sacrilegio. Per alcuni sì. Per alcuni sì, quindi tu dici meglio non ma farne. No, ma è un argomento comunque che allora, in Italia è proibito. Poi è proibito spacciare. Ah, è vero. Avere una okay, modica. Allora posso farmi le canne? No.
Insomma, avere, poi è vero che adesso c'è una legge per la quale un grammo di fumo attivo è una quantità sufficiente per essere, però se uno si fa una canna nella quale credo ci sia mezzo grammo non succede niente, nessuno ti può fare niente. È vero che è probabilmente... No, e poi tu sei un'attrice, bla bla bla, eccetera. Vabbè. Un'attrice bla bla bla. Bla bla bla. Ricordati che sei il mio guru, Claudia. Oddio, e quindi ancora adesso? Devi andare avanti ancora? Così. Ma caspita. Sono già felice ma così. Ma sempre Daria, di più. Caspita, ma hai pure dato della stronza. È una cosa meravigliosa. Vediamo cos'altro ho trovato di scabroso. Che guidi un SUV. E che è scabroso no, no, infatti, mi sto arrampicando sugli specchi. No, però tu tutta l'alternativa, la chitarra, la batteria, i bonghi, le canne, poi quindi il SUV. I bonghi non li suono. No, scusa, la batteria. Il SUV, ma è una macchina bella, capiente, non mi metto così parcheggiata in doppia fila, non rivendica il SUV, non vado forza. A 100 all'ora Falli a bere Trastevere, non... ci faccio viaggi, ci carico il mangiare per il cane, è una macchina che mi piace molto perché è alta, però se potessi girerei diversamente, abito in una zona un po' fuori dal centro e quindi sono costretta a prenderla, ma entro breve credo che sostituirò prenderò anche una macchina più piccola perché non posso sempre prendere quella di mia sorella anche che era la mia tra l'altro sei andata fortissimo e basta non c'ho più niente dai scartabella che qualcosa no, la trovi niente hai detto non faccio più niente da copione che è un'altra frase geniale e quindi non so che dire c'è il film quale? Quello per cui sono qui no quello, sì, quello per cui sono qui, sennò io non ci venivo qui adesso. Ma sì che ci venivi. Non ci venivo. Dai, sì che ci venivi. Vabbè, ci venivo. Dai, che ti piacevo. E anche tanto. Vedi. E quindi infatti... Il film, dai, è fantastico. Parliamone un po' di questo Sei film. Sei la protagonista, racconta. È un film corale, sono la coprotagonista insieme a un sacco di altre persone. Ed è un film bello, piacevole. Qualcuno dei ragazzi l'ha visto oggi. Sì, Giovanni, ha detto che sei bravissima. Beh? Sì, giuro. Mi sono impegnata molto, mi sono divertita tanto, ho trovato della gente veramente brava. Il film è scritto benissimo. Diciamo il titolo. Che si chiama, infatti... ABC, amore, bugie e calcetto. Regista? Non amo questo titolo. Ma amore, il film... bugie e calcetto, mamma. Amore, bugie e calcetto, perché sembra che il calcetto prenda una posizione un po' predominante. E invece... tu fai la moglie insoddisfatta. Io faccio la moglie non insoddisfatta, la moglie proprio al limite dello scoppiare, una che ha messo da parte tutte le sue passioni per votarsi alla missione di mamma. E questo non può che logorarti e poi non so, fai un gesto estremo oppure chiedi aiuto. Lei decide di chiedere aiuto al marito, che è Filippo Nigro, e lui, pensa a te, reagisce. E anche bene. Senti, mi stanno facendo dei gesti terribili, devo proprio chiudere, però tu ricordi... No, perché abbiamo strasforato. Ah, pensavo... Tu ricordati sempre che sei il mio guru. Guru. Adesso ti do l'SMS, mandami dei messaggi. Come ti vuoi far chiamare? Facocero. Facocero. Ok. Ok? Ma la conosci Paola? E come no. Grazie. A te. Claudia Pandolfi. Grazie.